Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi mi avventurerò a fare il pane per poi cuocerlo nel forno a legna. Allora, gli ingredienti io per adesso utilizzo 400 g di farina 00 perché non ho trovato la 0. E cominciamo con il mettere la farina. 400 g. Per fare una pagnotta. Lo stesso. Aggiungiamo i 2 grammi di lievito. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di zucchero, gli diamo una mescolata, la bilancia non serve, una volta mescolato aggiungeremo il sale e mescoleremo nuovamente. Un cucchiaino di sale, abbondante. Dopodiché aggiungeremo 300 ml di acqua a temperatura ambiente. Versiamo l'acqua in una vaschetta. Io utilizzo una forchetta. Aggiungiamo la farina piano piano e nel frattempo mescoliamo. Ragazzi, adesso l'impasto è pronto, la copriremo con della pellicola e aspetteremo un quarto d'ora. Tra un quarto d'ora gli daremo una girata con un leccapentole, con una paletta, e dopodiché ripeteremo l'operazione per altre 3 volte ogni 10 minuti. Bene ragazzi, è passato il primo quarto d'ora, gli diamo una prima girata. Sempre abbastanza energica. Poi man mano che la rigiriamo appiccicherà sempre di meno. Ecco qua. Siamo pronti per girare la seconda volta. L'impasto è molto più omogeneo, sempre più omogeneo, guardate che bello, come acquista forza. E adesso dovremo farlo per l'ultima volta, dopodiché va lasciato in frigo per 12-14 ore
e domani poi effettueremo delle pieghe e prepararlo alla cottura. Bene. Pasto è stato 14 ore in frigo, questo è il risultato, vi ha citato un po'. Adesso andremo ad effettuare delle pieghe per dargli forza e consistenza all'impasto. Mettiamo un po' di farina sul tagliere. Nella ciotola dove andremo a mettere il pane, e andremo a dargli un'altra ripassata. Daremo una forma un po' rettangolare. Accendiamo il forno a legna, aspetteremo circa un'oretta, un'oretta e mezza e cuoceremo il pane e qualche pizza, adesso vedrò che fare. Questo è l'impasto lievitato dopo circa un'ora e mezza, l'ho fatto lievitare nel forno, era appena tiepido, sui circa 40 gradi, poi l'ho spento, l'ho chiuso e adesso cercherò di fare una pagnottella.